Questo 2020 non dovremmo tanto ricordarlo per il coronavirus, quanto per le rotture storiche tra le coppie VIP. Ancora strani incroci in questa estate 2020 che sta presentando dei colpi di coda, in tema di gossip, decisamente inaspettati. L'ultimo riguarda proprio E. In questi mesi le coppie VIP, che sembravano inseparabili, sono entrate in crisi. Come sappiamo, i D'Amelis sarebbero in pausa di riflessione, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai divisi da tempo e anche avrebbero diviso le loro strade. Stando al gossip lanciato dal numero in uscita del settimanale Oggi, dietro la crisi tra la sorella di Belen e l'ex ciclista potrebbe esserci proprio che in queste settimane ha chiuso la storia con il pugile Daniele Scardina a causa di un presunto tradimento, smentito dal Toretto. Ora, secondo quanto riportato sulla nota rivista di gossip, avrebbe incontrato in Costa Smeralda. Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata a Just Cavalli di Porto Cervo. Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip ha sottolineato come, complice qualche bicchierino di troppo, in quell'occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione. Proprio in Sardegna in questi giorni si è consumato anche il chiarimento tra la Leotta e l'ex, Daniele Scardina. Non solo perché in queste settimane è stato pizzicato spesso in compagnia di Andrea Damante, con il quale ha passato giornate di relax e divertimento in Sardegna. Stando alle ultime anticipazioni, l'ex di sarebbe legato a una modella al momento, ma nelle mire dell'ex Gefino potrebbe essere caduta anche, tornata single dopo il lockdown. Ti potrebbe anche interessare.